Buonasera, buonasera da parte mia a tutti quelli presenti questa sera. Mi sentite? Ok, grazie Adriana. Un saluto a tutti voi dal Piemonte alla Sicilia, tutti sparsi in ogni regione. Benvenuti anche ai nuovi partecipanti che hanno deciso di dedicare un'ora di tempo a questo grande progetto straordinario. Costruisci Skyway e salvi il pianeta. Bene.
Questo progetto naturalmente parte da lontano, non è nato ieri, neanche ieri l'altro, è nato ben nel 1977. Le esigenze di oggi sono queste fotografie e risalgono un discorso legato all'aumento demografico, costo merci, tempi di attesa, congestioni, smog, tutti questi problemi sono all'ordine del giorno. Quindi abbiamo bisogno di un cambiamento nel sistema dei trasporti. Oltretutto, diversi sono i contesti a seconda del paese che noi andiamo ad esaminare. Chiaramente dove ci sono le autostrade abbiamo delle code infinite nei momenti di picco, che sono quelli delle vacanze, piuttosto che nei paesi emergenti, sottosviluppati, dove non ci sono nemmeno le strade e le infrastrutture. Quindi abbiamo delle situazioni molto radicalmente diverse. Chiaramente oggi più che mai c'è l'esigenza di risolvere un grosso problema, quello delle inondazioni che determinano un blocco della viabilità, della sicurezza delle persone, danni irreversibili a cose e alle persone stesse. E quindi è necessario e importante capire come bypassare questi problemi di inondazione. E quindi più che mai la soluzione vincente è quella di elevare da terra il trasporto. Sì, costruire skyway e salvare il pianeta. Perché salvare il pianeta? Perché la visione di Uniski è quella di decementificare, togliere l'industrializzazione pesante, quindi anche diciamo dei percorsi di viabilità molto concentrati, per snellirli attraverso delle linee sopraelevate. Oggi più che mai è necessario fare questa cosa, perché ci sono milioni di veicoli che circolano tutti i giorni e le infrastrutture non sostengono questo aumento, questo incremento di veicoli che si muovono durante tutte le giornate. E, le tecnologie, le infrastrutture che dal 1800 ad oggi si sono sviluppate sono prevalentemente sul trasporto gomma, mentre invece le infrastrutture su binario non sono state sviluppate così tanto come su gomma, per ovvi motivi che non sto ad approfondire. Tuttavia la tecnologia si è comunque evoluta, si sono evoluti anche i mezzi di comunicazione per partire dalla locomotiva a vapore al treno a levitazione magnetica. Tuttavia, questo treno a levitazione magnetica non può essere pensato a un'enorme databilità e non è per tutti, perché chiaramente ha un costo di 100 milioni di dollari a chilometro contro dai 3 ai 7 di Skyway, quindi è altamente costoso. Di riflesso possiamo dire che quindi ci vuole un'alta flessibilità di questi mezzi, alta flessibilità che permette di risolvere problemi di congestione e di spazi e di sostenibilità ambientale e quindi anche di sicurezza. Uniski dal 1977 che studia questo sistema è partito con l'idea di portare le merci nello spazio attraverso un sistema in grado di evitare la propulsione, quindi i razzi e quindi l'inquinamento e quindi i costi e l'insicurezza. Sta lavorando attivamente da 10 anni allo sviluppo di questa tecnologia di stringa che permetterà di appunto aumentare lo spazio sfruttato in altezza. Quindi l'idea, la visione di Niski è di rinverdire il territorio e portare l'industrializzazione nei prossimi decenni
nello spazio. Questa è un pochino la sua visione. Voi potete approfondire e capire chi è Juninsky dal suo sito personale www.juninsky.com, dove avete insomma, la storia di Juninsky, tutte le sue, i suoi premi, tutte le sue invenzioni, brevetti che ha comunque sottoscritto e documentato con dei progetti molto, molto futuristici che oggi prendono corpo. Skyway è una tecnologia di fatto innovativa che permette di adattarsi alle condizioni del mondo fisico reale con questi vantaggi: muoversi in massima sicurezza, non è necessario pilotare il veicolo, qui anzi il veicolo è autogestito, automatizzato, con dei sensori che regolano le richieste dei passeggeri, regolano i controlli del movimento. Quindi è un nuovo tipologia di trasporto in grado di autogestirsi con dei sistemi automatici. Quindi il fattore errore umano è eliminato a priori e quindi maggiore sicurezza del trasporto. Si potrà raggiungere luoghi inaccessibili fino ad oggi con infrastrutture quali autostrade, treni e quindi possiamo aumentare la possibilità di viaggiare in sicurezza velocemente da un luogo ad un altro con il minimo impatto ambientale. Non è necessario fare gallerie, non è necessario fare ponti di un certo tipo, ma infrastrutture snelle, flessibili, leggere, in grado di sopportare carichi molto pesanti per brevi tempi, perché chiaramente questi mezzi di comunicazione sono non sono di per sé mezzi che vanno a appesantire molto la infrastruttura. E in più il miglior rapporto costi-benefici, perché chiaramente costa 10 volte in meno rispetto a un treno a levitazione magnetica, quindi tempi di recupero dell'investimento ridotto da 3 a 5 anni e costi di gestione ridotti. Quindi abbiamo un sistema che può creare, ha creato e tuttora creerà sempre di più interesse. Quindi è una soluzione vincente. Qui vedete in questa slide un riassunto delle capacità di Skyway di stare al passo su tutte le tematiche più importanti nel confronto con gli altri tipi di trasporto. Capitale investito, abbiamo detto che un chilometro di un treno a levitazione magnetica, treni che sono presenti in Giappone, è un costo di 100 milioni di euro a chilometro. Mentre Skyway si aggira dai 3 ai 7. Perché dai 3 ai 7? Naturalmente perché Skyway non è una soluzione, sono tante soluzioni che vanno scelte in base alle esigenze di trasporto, di spazio, di tempo e quindi diciamo che ha un costo che può essere variabile a seconda di quante stazioni vengono inserite nel progetto e via dicendo. Di riflesso il problema legato all'ambiente, Skyway diciamo semplifica perché c'è una riduzione del consumo energetico e l'energia viene creata da parchi fotovoltaici che producono energia solare e quindi rinnovabile, oltre magari anche la possibilità di parchi eolici. Quindi energia rinnovabile e l'energia necessaria è ridotta, diciamo, di un ordine di grandezza. Le spese di gestione chiaramente sono ridotte per il semplice motivo che
la manodopera per gestire queste infrastrutture è legata a sistemi di lavoro innovativi, diversi. Non più le persone sono dedicate attivamente al trasporto, quindi alla guida di questi mezzi, ma bensì sono dedicati alla gestione, al controllo, alla manutenzione, insomma, a gestire e organizzare tutto quello che è la rete globale. Quindi spese di esercizio molto basse e incidentalità nei trasporti veramente ridotta al minimo. Considerate che gli ingorghi, gli incroci non ci sono, le linee sono dedicate a una sola direzione di spostamento. Quindi c'è tutta una situazione che va a ridurre di 100 volte diciamo il grado di insicurezza dei trasporti tradizionali. Abbiamo detto che Juninski dal 1977 ha cominciato a scrivere sui suoi quaderni le sue idee, la sua visione, ha creato e sviluppato dei progetti e dal 2001 al 2009 ha cominciato la realizzazione di queste infrastrutture perché secondo lui doveva dimostrare che questa tecnologia potesse essere un giorno usata da tutti i paesi del mondo. E qui sono alcune fotografie che dimostrano come i carichi sulle infrastrutture erano rudimentali, ma molto efficaci, quali quello di un camion. Bene, nel 2013 è stato valutato diciamo, il know-how intellettuale, cioè il patrimonio intellettuale di tutto quello che ha inventato e sottoscritto nei suoi progetti Juninski, attraverso una compagnia di consulenza sugli investimenti, una compagnia londinese, che appunto il 20 maggio 2013 ha stabilito che gli asset di questo progetto, di queste idee di Juninski, valgono 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari. Questo patrimonio intellettuale, che cosa è rimasto però fino a quel momento, 2013, su carta? Ed è stato attuato dal 2014 con lo sviluppo tecnologico, perché secondo Juninski, ma anche secondo tanti esperti, per sviluppare e mettere in moto un settore di infrastrutture per veicolare i mezzi di Skyway è necessario la dimostrazione che la tecnologia funziona, che i mezzi siano certificati, che si muovono in sicurezza, che il lavoro degli operai e di tutti quelli che operano nelle infrastrutture in questo settore lavorino nelle condizioni migliori di sicurezza. Proprio in questo senso c'è stato la scorsa settimana il parere favorevole di una società che fa il controllo sulla modalità di lavoro delle grandi aziende e è stata Skyway riconosciuta come un'azienda all'avanguardia per aver certificato e garantito tutti i possibili scenari per ridurre al minimo i rischi di impresa legati al mondo del lavoro. Quindi tutti i parametri di sicurezza sono stati confermati, quindi approvati. Quindi nel 2014 è partito lo sviluppo tecnologico in un ecotecnopark, in un appezzamento di terreno di 36 ettari che è stato concesso dalla Repubblica di Bielorussia, che è il paese nativo di Juninski, per fare queste linee dimostrative. Nel 2016, ottobre 2016, quando io ho conosciuto questo progetto, 2 anni fa, è stato certificato il primo mezzo che è l'Unibike, l'Unibike è stato presentato quest'anno alla fiera delle città del futuro negli Emirati Arabi. E vedremo tra qualche slide.
Certificazione e dimostrazione delle varie linee, ce ne sono già 4, 4/5 a disposizione per provarle, per vederle in questo parco, e dal 2017 hanno iniziato a fare lo sviluppo progettuale di progetti locali in vari paesi. Lo sviluppo progettuale significa lo studio progettuale. E per capire come sviluppare queste linee e attraverso la soddisfazione delle esigenze di ogni delegazione dei vari paesi. Sono state parecchie le delegazioni in visita al parco. Scorsa settimana c'è stata addirittura una televisione giapponese che è andata in visita da Uninsky per mettere in rilievo, in risalto questa modalità di tecnologia che si sta sviluppando. Ad oggi 2018 le fasi, allora, sappiamo che queste fasi di realizzazione del parco sono 15, siamo alla fase 12. Questa sera la prima grande notizia è che è stato comunicato che siamo alla fine della fase 12, passeremo in fase 13 il 12 dicembre 2018. Cosa significa passare in fase 13? Significa che la fase 12 si è conclusa. Non è solo il fatto di raccolta fondi, quindi distribuzione di quote di Skyway, dove probabilmente voi siete interessati questa sera ad ascoltare, ma è anche un discorso di sviluppo progettuale. E quindi sono stati raggiunti gli obiettivi di crescita industriale, quindi obiettivi tecnologici. Nel 2018, siamo nel 2018, 2018-2020, c'è il lancio dei progetti locali nei vari paesi. Il primo progetto locale si sta realizzando negli Emirati Arabi, dove praticamente ci sarà la linea ad alta velocità, che è l'ultima certificazione che manca rispetto a quello che era stato previsto all'Ecotecnopark in Bielorussia. Queste ultime tre fasi, fase 13, 14 e 15, prevedono appunto la conclusione della velocità, l'alta velocità. Come ha fatto Uninsky a raccogliere i fondi per diciamo, sviluppare e realizzare queste linee? Ha usato il crowd investing equity, cioè per diciamo, sviluppare la società in startup ha diciamo, dato la possibilità di sovvenzionare i progetti in cambio di quote partecipative del capitale. Queste quote, chiaramente, sono esattamente il valore patrimoniale intellettuale dei progetti di Uninsky, 400 miliardi di quote che sono suddivise tra diverse società, la società Skyway Technology, che è ovviamente quella che sviluppa i moduli, le infrastrutture e ne ha un 67%, altre aziende, la Uninsky Corporation e infine una parte di queste quote pari a 133 miliardi sono state assegnate per la costruzione dell'Ecotecnopark in Bielorussia. Quindi chi possiede delle quote di capitale della società ha intrinsecamente un valore che ogni giorno cresce. Perché? Perché il progetto si sviluppa, le innovazioni si sviluppano e quindi prende corpo e valore tutta questa tecnologia. E quindi di riflesso anche le quote di Skyway. Chi manterrà queste quote avrà la possibilità di poter avere effettivamente un valore azionario. Queste quote non sono ad oggi azioni, non è un prodotto finanziario a tutti gli effetti, è semplicemente uno scambio tra la sovvenzione dei progetti di Skyway e le quote che rappresentano il capitale intellettuale. Una volta che queste quote diventeranno vere e proprie azioni di scambio che hanno per iscritto e certificato un valore nominale di un dollaro,
e chi le manterrà ovviamente sul mercato e le conserverà avrà la possibilità di avere dei dividendi che saranno erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote possedute. Ci ritorneremo sopra questo discorso con una spiegazione più precisa su per quantificare quanti dividendi possono venire fuori sulla base di un determinato fatturato. Quindi chi possiede queste quote è un proprietario di una società globale con il diritto di avere questi dividendi. Quindi si partecipa allo sviluppo della più alta innovazione tecnologica che può essere anche considerata, dopo la scoperta della ruota, un'innovativa soluzione e vincente per salvare quello che è la situazione terrestre. Quindi le ultime fasi per la certificazione della linea ad alta velocità sono la fase 13, la fase 14 e la fase 15. La fase 13 abbiamo detto che inizierà il 12 dicembre 2018. La fase 13 prevede il trasferimento di 2 miliardi di quote con uno sconto compreso tra 30 e 60. Cosa vuol dire? Che a fronte di un dollaro noi possiamo avere dalle 30 alle 60 quote. Mentre sappiamo oggi, fino al 12 dicembre, che la fase 12 prevede uno sconto che è un po' più alto, va da 40, sì, da 30 a 75, 80 circa. Le spese per la fase 13 sono 25 milioni di dollari. Cosa vuol dire le spese? Vuol dire approvvigionamento delle materie prime per le infrastrutture, sviluppo dei moduli. Sostentamento dell'azienda che ovviamente è la Skyway Technology che prevede 300, già un incremento di dipendenti enorme, 700 tra progettisti, marketing, pubblicità e tutto quello che ne consegue in una grande azienda. E poi ci sarà fase 14 e fase 15 dove si prevede sempre una spesa di 25 milioni di dollari ad entrambe le fasi con degli sconti che si ridurranno sempre di più, ossia si dovrà arrivare a 1 a 1, cioè un dollaro una quota. E quella è la fase finale della fase 15 dove ogni quota che uno possiederà avrà questo valore nominale di un dollaro. Valore intrinseco nel semplice fatto che non è ancora in questo momento spendibile. La fase 13 quindi inizierà il 12 dicembre. Faccio un appunto importante che chi ha delle quote e ha la possibilità di incrementarle, io consiglio ovviamente non fare il passo più lungo della gamba, ma cercare sempre di averne un qualcosa in più e di conservarle. Considerate che l'azienda in questo momento cioè cerca di recuperare delle quote dalle prime persone che hanno sostenuto il progetto quando ancora non c'era nulla. E ovviamente l'unica cosa che poteva spendere Unieschi era il suo valore intellettuale, le sue idee, i suoi progetti. E pensate che all'inizio, nelle prime fasi, nella fase 5, c'era praticamente, come vedete qua nella slide, un rapporto 1 a 600, quindi per un dollaro venivano date 600 quote. Questo significava un alto rischio, perché? Perché chiaramente il valore delle quote in sé era su carta. E quindi cosa significa? Che 1 a 600 significa che con 1.200.000 quote io avevo un valore di sovvenzione per l'azienda di 2.000 dollari. Quindi io con 2.000 dollari ho avuto in cambio 1.200.000 quote. Io inteso persona che ha scelto in fase 5. Io purtroppo, o per fortuna non lo so, ma purtroppo
ho conosciuto il progetto in fase 8, cioè appena era proprio alla scadenza della fase 7, io sono entrato e ho scelto lo sconto in fase 8, ancora comunque buono come valore, anche se va detto che sono buone anche adesso, perché a 1,60 è ancora tanta tanta roba. Però chiaramente cosa significa? Le quote, se uno mantenendo, stanno maturando e stanno creando un valore. Perché? Perché dalla fase 5 alla fase 12, 1.200.000 quote hanno un valore oggi di 19.400 dollari. Se io le dovessi comprare oggi, questo è il suo valore. Questo per dire che c'è un'enorme crescita. Qui sono gli attuali rapporti tra quote e fondi che uno, fondi nel senso sovvenzioni che uno versa alla società. Faccio un esempio, con 1000 dollari ottengo dalla società 45.000 quote che sono certificate a 1 dollaro di valore. Ok, bene, chiaramente dopo il 12 dicembre questo 1000 dollari mi daranno meno quote, saranno probabilmente sulle 30.000 indicativamente. Poi l'ufficialità la vedremo il 12. Questi sono alcuni paesi invece che hanno sostenuto Skyway nello sviluppo della tecnologia delle linee con dei preordini per l'utilizzo appunto della tecnologia in vari contesti, ad esempio la Bolivia è interessata al cargo, quindi al trasporto delle materie prime, così come il Vietnam, e il Vietnam diciamo che è uno dei principali, dei primi paesi che ha un progetto, diversi progetti in realtà, che sono pronti per essere sviluppati. Poi chiaramente abbiamo gli Emirati Arabi che hanno stanno sviluppando il trasporto urbano e alta velocità, ma anche il cargo, quindi il trasporto container. Quindi vedete alcune somme, 60 miliardi l'Unione Europea, 80 l'Australia, 4 la Russia, poi ce ne sono tante altre dei paesi che hanno sottoscritto dei preordini per l'utilizzo della tecnologia. Chiaramente questa è una fotografia reale. Questa sotto è una fotografia virtuale, quella sopra è reale, dove vedete le diverse tipologie di linee. Questa in fondo è una linea a stringa rigida, questa semirigida, questa flessibile. Poi adesso, proprio quest'anno, c'è anche l'ultra leggera, perché ci sono stati dei paesi che hanno richiesto un'esigenza diversa. Queste sono alcune foto delle linee presenti negli Emirati, scusate, in Bielorussia. Sono già proiettate agli Emirati Arabi perché l'evoluzione è lì. Comunque queste sono le linee che dimostrano che c'è la tecnologia, funziona, c'è l'azienda e noi sappiamo dove abbiamo, chi abbiamo sovvenzionato e per che cosa. Questa è una fotografia che riassume il fatto che Skyway è un'azienda a tutti gli effetti, 700 specialisti che ogni giorno si mettono a progettare, a valutare possibili soluzioni con dei software che sono all'avanguardia, sono quelli che stanno usando le grandi compagnie come i Boeing che fanno gli aerei. Qui vedete l'ecoufficio perché Uninski ha altamente il rispetto della natura e quindi anche negli ambienti di lavoro cerca di manifestare un discorso legato all'interazione tra la tecnologia e la natura, e quindi l'ambiente circostante. Qui vedete alcune fotografie che invece mettono in rilievo il fatto che ci sono tanti operai specializzati che lavorano sui moduli, sulle infrastrutture e questa è la fabbrica che è stata creata in 2 anni in Bielorussia dove ci sono gli operai specializzati che stanno appunto sviluppando e lavorando sui mezzi Skyway ma anche sulle infrastrutture. Questa è la certificazione più importante.
una certificazione TUF che soddisfa al secondo l'ISO 9001-2015, soddisfa il sistema di gestione delle grandi aziende. C'è anche un certificato che attesta che Skyway è diventata una società che fa parte dell'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. E qui abbiamo i certificati in America, India, poi ce ne sono tanti altri che attestano che i mezzi sono chiaramente adatti per il trasporto di secondo livello. Ce ne sono parecchi perché ogni paese ha ai suoi parametri, ai climatici, alle sue esigenze e così via. Questa è una fotografia che mette in risalto soprattutto per le nuove persone che questa sera sono presenti all'ascolto di questo webinar, ma anche le persone che in differita per la prima volta lo ascolteranno. Mette questa fotografia in evidenza il fatto che in fase 7, agosto 2016, quando io ho cominciato a avvicinarmi a questo progetto, e fase 12, oggi, agosto 2018, questa è la differenza tra quello che c'era 2 anni fa e quello che c'è oggi. Oggi, anzi, c'è già di più rispetto ad agosto, perché c'è una linea ultraleggera, c'è il trasporto merci e così via. Ecco, questa è la dimostranza, sempre nell'Ecotecnopark, che il trasporto merci avrà un altro segmento importante di Skyway, perché se guardate i benefici dei tempi di consegna e dei costi, Skyway si posiziona in una situazione di vantaggio rispetto a tutti gli altri, tranne che l'aereo nel discorso della consegna, tempo di consegna, che è più veloce, ma al tempo stesso è più costoso, quindi Skyway è più economico di tutti ed è quasi il più veloce di tutti. Ecco, questo rende l'idea di come Skyway potenzialmente in vari paesi possa fare la differenza. Questo è l'Uniwind, il più leggero, che si sta portando a termine sempre nell'Ecotecnopark. Ponte a stringa Skyway, perché? Perché la soluzione a stringa può diventare importante anche nelle infrastrutture. E qui vedete invece un prototipo di drone, anche questo è un segmento importantissimo, quindi un mercato in espansione, droni che sono gestiti, pilotati a distanza e trasporteranno tonnellate di carichi che serviranno per la costruzione delle linee. Altro segmento importante, la mobilità locale, sostenibile e soprattutto a tutela dei meno abili, e quindi è stata studiata e progettata affinché chi si muove in carrozzina possa salire in macchina senza dover scendere dalla loro poltrona. E questa viene usata come seggiolino a tutti gli effetti. Questo è un progetto molto molto importante, che porta in rilevanza il fatto che Skyway si sta muovendo in diversi contesti, in diversi segmenti. Non dimentichiamo quello che è la Eco House. Questa è una casa ecologica che è alimentata dalle fonti rinnovabili. Sul tetto della casa c'è il fotovoltaico, c'è il giardino, abbiamo una soluzione vincente, e pensate che Unisci ne sta già costruendo 5-6 sempre lì nell'Ecotecnopark, e una è stata costruita e è in spedizione per gli Emirati Arabi, perché il concetto è isolare il soffitto, nei paesi arabi c'è molto caldo, e quindi mantenere una ridurre l'umidità all'interno, raffrescare naturalmente, perché ci sono temperature molto alte. Quindi l'edificio che utilizza appunto le risorse naturali di acqua, luce, calore e terra, insomma. Questa è la data, a mio avviso, più importante di quest'anno. Ce ne sono tante di date importanti per
per Skyway quest'anno, ma questa diciamo è la svolta. Quando Skyway presenta la mostra delle città del futuro al World Trade Center, dove ha presentato l'unibike, proprio questo, due posti. E perché questa è la data più importante a mio avviso? Perché qui è stato creato l'accordo dell'anno tra Skyway e il paese degli Emirati Arabi per sviluppare un vero e proprio polo tecnologico di 50 ettari in primo step per una linea di 25 km di alta velocità e 2 km per i leggeri, l'unibasso, l'unibike. Poi, senza dimenticare che c'è in previsione di usare le linee anche per l'Unicont, che è il trasporto dei container. La prima linea urbana con unibus in fase di costruzione negli Emirati Arabi sarà presentata nell'aprile 2019, 400 metri di linea pronti per essere testati. Oggi, questa è una notizia, ma oggi non in via ufficiosa, ma mi è stato segnalato che molto probabilmente non saranno 400 metri, ma bensì 25 km di linea dell'alta velocità. Perché questo? Perché il prossimo anno sono 50 anni dell'unione tra la Confederazione dei Paesi Arabi. E quindi gli Emirati Arabi vogliono essere al centro del mondo con qualcosa di importante e di innovativo, quale può essere la linea Skyway. Quindi stanno lavorando giorno e notte per sviluppare questa linea fondamentale per la primavera 2019. Quindi diciamo che sicuramente ci saranno 400 metri di linea pronti per essere testati, ma ce ne saranno molti di più. Modulo merci speciale per il trasporto di container marittimi, l'Unicont. E qui vedete una fotografia che fa vedere come i container vengono trasportati sulle navi o viceversa. E qui abbiamo l'Unitrack dove arriva la merce, i pacchi, che poi vengono portati sui container. Ecco, questo è un pochino Skyway. Skyway non è solo il trasporto, ma è anche la logistica. E l'Unicont è il modulo merci speciale per questo trasporto di container. Ha una caratteristica, raggiungere i 150 km/h, fino a 35 tonnellate a container, trasporta qualunque cosa, materiali, liquidi, eccetera, eccetera. Può essere automatizzato nei porti fluviali. Ecco, questo è un pochino l'idea. Quindi vi ho fatto una carrellata dei prodotti di tutto quello che è il settore, i segmenti di Skyway. In 2 anni è stato sviluppato tutto questo. Pensate ad oggi cosa si sta sviluppando e che non siamo ancora a conoscenza dell'ufficialità. Perché? Perché l'azienda è abituata a ufficializzare, dare le notizie solo dopo che è accaduto l'evento. Quindi possiamo dire che Skyway è un ecosistema globale dove si parla di sistema dell'internet delle cose, ci sono i droni per la costruzione delle linee, i moduli di trasporto, le auto elettriche per le zone locali e la tecnologia blockchain. Questa è una tecnologia in grado di trasportare in modo certificato un dato da un punto A a un punto B e sia condiviso e quindi certificato che una volta fatta la transizione di questo dato sia certificata e convalidata e non si possa più cambiare. La blockchain è una tecnologia che oggi più che mai è una novità assoluta, innovativa, che è fondamentale in un contesto di rete globale di Skyway. Quindi l'internet delle cose affiancato al trasporto di secondo livello e alle energie rinnovabili 100%, parchi solari che serviranno per far andare tutti i mezzi. Abbiamo detto internet delle cose perché chiaramente
abbiamo un'infrastruttura che può trasportare i mezzi, quindi merci, cose, individui, ma anche la linea dati, l'energia, l'acqua, qualunque cosa. Quindi è proprio l'internet delle cose. Questo è il riassunto di tutto quello che è Skyway oggi, 2018, soprattutto alla Fiera di Berlino. È stato presentato il mezzo più veloce, 500 km orari, una linea disegnata dagli ingegneri, non dal designer, per ridurre l'attrito di 4 volte rispetto a quello di un'automobile da corsa. Invece di 0,2 è 0,05. Sia per il fatto che non c'è l'effetto suolo come in un'auto da corsa che ha comunque le turbolenze, sia per il fatto che le ruote d'acciaio scorrono su una superficie piatta, come abbiamo visto in questa slide. Qui la superficie è molto piatta e l'attrito è ridotto di 10 volte rispetto a quello su gomma, quindi è ridotto notevolmente il consumo di energia. Qui c'è Juninski che abbraccia il suo prototipo, perché? Perché è stato la novità assoluta della fiera dell'InnoTrans a Berlino a settembre, è stata visionata anche dai grandi marchi di trasporto quali Siemens, Alstom, eccetera, eccetera. Questo quindi dove chi abbiamo sovvenzionato e che cosa stiamo sovvenzionando e qual è la prospettiva e la potenzialità di questo progetto. Appunto, Lightspeed Unibus U4362 ha una capacità di trasporto fino a 500.000 passeggeri al giorno, pensate, 500.000, con una velocità massima di 500 km/h e si ha una riduzione delle caratteristiche peggiori, cioè diciamo che limitano le infrastrutture di oggi. Ha un'alta efficienza, quindi bassi consumi di materiale, bassi costi di trasporto, efficienza energetica superiore a 5 volte rispetto ad altri veicoli elettrici, consumo di materiale ridotto di 10 volte rispetto alle sopraelevate tradizionali, pensate 100 volte in meno il terreno utilizzato rispetto ai sistemi tradizionali. E qui abbiamo detto che il costo, cioè il consumo, è davvero basso, 0,93 kg per ogni 100 passeggeri per chilometro di energia equivalente al combustibile. Ok, questi sono un po' dati tecnici. Qua vedete gli interni, altamente tecnologici e ben rifiniti, come un'auto proprio, e a tutti gli effetti riconosciuta come un'auto moderna, futura, dove ci sono 6 posti comodi, larghi, con tutte le innovazioni più importanti. Skyway è presente anche nei siti tecnologici, sempre più si parla di Skyway, e questo è un sito importante dove vengono condivise le novità sulle tecnologie. Questo è un articolo di qualche giorno fa, proprio il 26 ottobre. Nuovo arrivato al mercato arabo, una società dell'Europa orientale sta per lanciare un importante progetto di trasporto negli Emirati Arabi Uniti. In realtà il progetto è già stato lanciato, ma da maggio che ci si sta lavorando, per creare un vero polo tecnologico che già si parla di String Valley da considerare come un po' la Silicon Valley per l'elettronica. Quindi diciamo che questi siti sempre di più parlano della tecnologia Skyway, e quando si parla c'è un segnale forte che è una grossa novità. Bene, altra novità importante questa sera volevo sottolineare e dare un input a chi possiede delle quote, chi è in procinto di prenderne, e fare questa domanda che si pone già da un bel po', anche un anno a questa parte: quanti progetti target, cioè progetti obiettivo, devono essere costruiti per ottenere almeno lo 0,01 dollari di dividendi all'anno per ogni quota
posseduta. Quindi per avere uno 0,01 e quindi un centesimo di dollaro di dividendo per azione, quindi in questo caso non si parla ancora di azione, ma saranno comunque delle quote della Skyway, il fatturato annuale dovrebbe essere quello della Global Transport Investments di 66,5 miliardi di dollari. Con una redditività del 10% si ottiene 6,65 miliardi di dollari. E di questo, di questi 6,65 miliardi di dollari, ne sono stati assegnati un 20% per la costruzione dell'Ecotecnopark. Quindi noi rientriamo nelle azioni privilegiate pari a 1,33 miliardi di dollari. Quindi noi rientriamo nelle quote a cui verrebbe assegnato 1,33 miliardi di dollari, che sono esattamente 133 miliardi di quote. Quindi avrebbe un valore di un centesimo di dollaro. Faccio un esempio. Uno possiede 100.000 quote, il dividendo annuale sarà di 1.000 dollari. Se si fa un fatturato di 66,5 miliardi di dollari. Questo è un punto di partenza per quei progetti che sono già stati, che sono i progetti obiettivo imminenti. Pensate che si parla di trilioni di dollari, quindi 1.000 miliardi e più. Quindi ovviamente questo è solo un inizio. Poi se uno invece di 100.000 ne ha 500.000 o ne ha 1.000.000, le cose cambiano. Quindi, ripeto, con un centesimo di dollaro di dividendo, questo è il valore che si ottiene da un fatturato pari a 66,5 miliardi di dollari. Con una redditività del 10%. Ma andiamo a vedere quali sono i progetti che possono essere oggi già dei progetti target. Il primo in assoluto è quello negli Emirati Arabi. Pensate che hanno concesso un terreno di 50 ettari in una prima fase e 200 ettari in una seconda per lo sviluppo tecnologico e industriale. Quindi del valore di 775 milioni di dollari. Quindi hanno anche assorbito tutta la fase 11, che prevedeva 25 milioni di dollari di raccolta fondi. Quindi sono entrati in modo deciso sul progetto, a tal punto che oggi con il lancio della fase di sovvenzionare i progetti locali nei vari paesi, l'azienda ha pensato di far convertire le quote che hanno le persone che sono entrate nel progetto nel 2013 e 2014 con il recupero di queste quote. Quindi Skyway converte queste quote, se uno lo vorrà, con taglie di 100.000 con dei token pari al valore di 2.000 dollari, scusate, 2.000 token. Quindi un token vale 0,50. Centesimi di dollaro. Comunque lo riprendo a breve questo discorso. Il discorso quindi è che tenete le quote perché poi erogheranno anche dei dividendi. Ecco, qui parlavamo delle quote, le quote diventeranno azioni a un valore di un dollaro e poi nel tempo, medio e lungo termine, cresceranno di valore. Quindi mi permetteranno di avere dei dividendi e nello stesso tempo cresceranno di valore. Mentre con i token, che è il nuovo strumento finanziario per sostenere i progetti locali attraverso la tecnologia blockchain, sono in pre-ICO, tra 4 giorni andranno in pre-ICO. Cosa vuol dire? Che siamo nella fase prima dell'ICO. La pre-ICO durerà fino a luglio 2019. E si prevede una distribuzione di 1 miliardo di token che andrà a sovvenzionare i progetti negli Emirati Arabi e i parchi fotovoltaici per produrre energia e così via. Vedete la linea blu che rappresenta i token che salirà più velocemente rispetto alle quote. Allora, l'azienda, come dicevo prima, ha permesso
diciamo, alle persone che sono entrate nel progetto nel 2013-2014 di poter convertire le quote in token a un valore di 0,5 dollari. Questo valore di 0,5 dollari mi permette con 100.000 quote di avere 2.000 token. Ovvio che chi ne ha tante può anche pensare di fare questo. Io consiglio di liberamente di scegliere quello che uno vuole. Chiaramente i token saliranno di valore molto più rapidamente rispetto alle quote. Tuttavia, 100.000 quote sono comunque 100.000 quote, non sono pochi. E quindi un giorno possono valere molto di più che aver convertito in token le quote stesse. Io consiglio altamente, anzi, di incrementare chi può le quote, perché tra poco non ce ne saranno più. Siamo in fase 13, le 14 e le 15 avete visto che sono di per sé con una distribuzione. Più bassa rispetto alla fase 12, anzi consiglio di tenere separate le due cose, cioè i token sono una cosa, le quote sono un'altra, poi ci sarà la possibilità anche di sostenere i progetti locali attraverso l'acquisto dei token. Questo è il certificato che viene rilasciato quando uno ha sovvenzionato l'azienda con un certo numero di quote in base a quello che devolve, e viene sottoscritto che la compagnia è autorizzata ad emettere un massimo, in questo caso, di 60 miliardi di quote. Poi c'è un'altra azienda, questa è la Euro Railway Skyway System Holding Limited 1, c'è anche la 2 con 73 miliardi, per un totale di 133 miliardi. E qui dice con un valore di un dollaro a singola per ogni quota, quindi ogni quota avrà un valore iniziale nominale all'ingresso dell'IPO di un dollaro. L'IPO è l'apertura pubblica ingresso in borsa nel mercato azionario. Questo è il certificato che viene spedito da Mosca, dalla Russia, e questo è uno stemma che io ho ancora coperto con un adesivo perché protegge appunto questo stemma, che è lo stemma dell'azienda Skyway. Ecco, quali sono i primi progetti locali, a parte quello degli Emirati Arabi? Questa è la proposta per il Vietnam. Considerate che da Hanoi a Ho Chi Minh City ci sono 1450 km. Si percorreranno in meno di 3 ore e mezzo, con un costo fino a 20 milioni di 20 miliardi di dollari. Questa è una parte del costo, di parte del trasporto. Altra proposta per il Vietnam è il Dong Mo Party. No, Dong Mo Park, scusate. 9 chilometri, meno di 10 minuti verrà percorso, fino a 50 milioni di dollari. Altro progetto locale, sempre in Vietnam, una linea Dong Mo Park Hanoi, 42 chilometri, meno di mezz'ora, un costo fino a 200 milioni di dollari. Ecco, questi sono i progetti per il Vietnam. Qui invece c'è un progetto molto vicino a noi, ne ho già parlato diversi mesi fa, lo riprendo per chi magari non l'ha mai visto. È in corso uno studio di fattibilità di una linea Skyway di 6-7 km, anzi sono 9 per la precisione, nella Repubblica di San Marino, in collaborazione con lo studio di architettura Boeri, che ha progettato il Bosco Verticale di Milano. Per questo vi presento un video che è un'intervista proprio in merito a questo progetto, perché non ci sono i progetti solo all'estero, ma ce li possiamo anche vedere qui vicino a noi.
Centro storico di San Marino e il Monte Titano sono classificati dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità secondo criteri culturali. In altre parole, grazie alla bellezza unica di questi luoghi. Dal 25 al 27 aprile 2018 si è tenuta la visita ripetuta della delegazione guidata dal segretario di Stato della Repubblica di San Marino, il ministro del Territorio, l'Ambiente e il Turismo, dottor Augusto Michelotti, nel Centro di Sviluppo Tecnologico Skyway. Buonasera, signor Michelotti. Buonasera. Qual è il motivo della sua visita qua in Bielorussia? Sono venuto a verificare, a vedere un po' come funziona questa apparecchiatura, che è una cosa nuova, moderna. E quindi, essendo nuova, volevamo vedere, no, come andava. Siamo rimasti soddisfatti, ci è piaciuto, ci siamo accorti che la cosa funziona, che la cosa è interessante. E ci interessa soprattutto perché vogliamo creare un sistema di trasporto alternativo alla macchina, alternativo alla gomma, nel nostro paese, e questa ci sembra l'infrastruttura più interessante che abbiamo visto fino adesso. Grazie, e vorrei anche chiedere quali sono i passi seguenti, cosa fate in futuro prossimo, diciamo? In merito a questa iniziativa, a questo, perché siamo qui, no? Perché siamo venuti apposta per fare questa cosa, è proprio quella di creare questa infrastruttura che per noi, secondo me, è fondamentale, importantissima. E poi anche per stabilire un rapporto tale da poter fare in modo che questo progetto prenda le gambe. Perché adesso abbiamo parlato, abbiamo ragionato, ci siamo conosciuti, abbiamo capito che fra il popolo bielorusso e quello sammarinese ci può essere del feeling, ci può essere un'amicizia vera, perché siamo simili come popoli, però se costruiamo qualcosa insieme potremmo consolidare e cementare ancora di più questa amicizia. Tante grazie e auguro tanto successo a noi tutti. Grazie. Anche a voi. Grazie. La delegazione comprendeva come esperto l'ingegnere Giuseppe Vallelonga della società Mobility in Chain, un consulente di Stefano Boeri Architetti. Il grattacielo Bosco Verticale, progettato dalla società e costruito a Milano, nel 2015 è stato nominato il migliore del mondo. Da questo studio il governo di San Marino ha ordinato un progetto di percorso lungo il quale può passare la linea di trasporto Skyway. Io sono un consulente dello studio Boeri, lavoro per una società che si chiama Mobility in Chain e siamo anche consulenti del governo e insieme stiamo sviluppando il piano regolatore. Di San Marino o quello italiano? Il governo di San Marino, con i quali stiamo sviluppando appunto il piano regolatore della Repubblica di San Marino. E certo che c'è un forte legame tra il lavoro dell'architetto Boeri e quello che si sta facendo a San Marino, perché il fil rouge, il filo conduttore, è quello di sviluppare un territorio in maniera sostenibile, privilegiando la componente ambientale, la mobilità sostenibile e la naturalizzazione dei territori. Quindi sicuramente il concept del bosco verticale, che è quello di portare la natura e il verde in città, si sposa appieno con quello che stiamo facendo a San Marino in questo momento. Grazie. Oggi lei ha visitato l'Ecotecnopark Skyway a Marina Gorka, vicino sì. A Minsk. Quali sono le impressioni? Ma siamo rimasti molto impressionati dalla vastità del progetto, dalla fattibilità, dalla serietà che abbiamo riscontrato in questa società. E speriamo che si possano trovare i punti di contatto per fare in modo che questa nuova tecnologia che abbiamo avuto modo di testare, di toccare con mano, di provare, possa effettivamente essere importante anche nel territorio di San Marino. Quindi buone impressioni, si lavora, bisogna lavorare sodo. E allora buon lavoro e tanti auguri. A voi, grazie mille.
Dopo aver preso conoscenza della tecnologia Skyway, gli ospiti hanno espresso l'opinione che la struttura semirigida della linea sia la migliore per le esigenze di San Marino. Il lavoro congiunto delle società String Technologies Company e Stefano Boeri Architetti è già iniziato su questo progetto e presto un gruppo di esperti tecnici Skyway visiterà San Marino per il suo studio sul campo. Bene, avete visto questo filmato di qualche mese fa, però rimane sempre odierno anche perché c'è stata la visita dei tecnici russi per le linee e praticamente si sta valutando lo sviluppo proprio di una linea importante nella Repubblica di San Marino attraverso anche lo studio dell'architettura dell'architetto Boeri che ha appunto progettato il Bosco Verde a Milano. Bene, questa è la nuova fase di Skyway. Skyway è blockchain, la blockchain è la tecnologia, il cuore che impulserà sul trasporto di Skyway. Ci sono le connessioni, i dati personali, i games, l'internet delle cose, la cryptocurrency che è la criptovaluta, il diritto agli accessi alle linee, il controllo e così via. Quindi tutto girerà intorno a questa nuova tecnologia che è la blockchain. E qui successivamente abbiamo il nuovo piano industriale, a conclusione del fatto che l'Eco Technopark in Bielorussia è stato quasi completamente realizzato, si passa a una seconda fase che è quella di introdurre la tecnologia verde altamente efficace nel settore dei trasporti con due direzioni principali. Secondo Uninski è quello dello sviluppo dell'azienda per i complessi di trasporto e infrastruttura che sono rispettosi dell'ambiente e con le centrali solari. Quindi il progetto Skyway si suddivide in tre step. Il primo, quello dello sviluppo delle centrali solari e progetti di cariche commerciali. Il secondo, il trasporto passeggeri con i complessi infrastrutturali. Il terzo step è quello dei trasporti ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Chiaramente questa nuova fase prevede una distribuzione di 1 miliardo di token. Abbiamo la pre-ICO che inizierà tra 4 giorni. Potranno acquistare questi token i primi che hanno sostenuto il progetto dal 2013 in avanti. Avremo tutte le notizie, tutte le modalità per prendere anche noi questi token che hanno un valore iniziale di 0,50 centesimi di dollaro. I progetti commerciali costano più di 1 miliardo di dollari, mentre le centrali solari costano più di 300 milioni. SWT sta per Skyway Token ed è diciamo lo strumento che ha la piena sicurezza negli asset di Skyway perché è appoggiato sulla la garanzia del 100% delle infrastrutture di trasporto, dei veicoli e degli impianti solari. Quindi trasparenza, verrà indicato tutti gli sviluppi che vengono portati avanti, redditività, quindi ci saranno una forte crescente domanda della tecnologia per Skyway per dovuto agli indicatori delle performance di progetti, meccanismi finanziari e così via. Quindi possibilità di scambio anche di questi Skyway token che si basano sui protocolli ERC20 ed ERC721 come la criptovaluta Ethereum. Quindi tutto un discorso di garanzie, trasparenza e sicurezza di tutti i processi correlati e legati alla tecnologia blockchain. Quindi sì, abbiamo già detto, complesso di trasporti, infrastrutture di secondo livello con centrali elettriche e solari,
diciamo, villaggi ecosostenibili costruiti tenendo conto del paesaggio e della rosa dei venti con l'uso di tecnologie verdi. Stazioni che sono delle stazioni a torre, piattaforma blockchain e vegetazione che diciamo, alimenta tutto un paesaggio sempre verde. Bene, quindi siamo quasi arrivati alla conclusione. Vi volevo sottolineare il fatto che chi possiede delle quote le potrebbe anche un giorno convertire in token. Io consiglio di mantenere queste quote perché dalla fase 5 alla fase 12 hanno avuto un aumento di valore. Il 12 dicembre quindi c'è l'ufficialità di passare in fase 13 e quindi questo valore aumenterà ulteriormente perché ci sarà un rapporto da dollaro a quote sempre più basso, quindi sempre meno quote per un dollaro. Perché vi dico questo? Perché come nella storia, 20 anni fa, l'idea di Google era semplicemente un'idea, chi investì 100 dollari oggi ne ha più di 1 miliardo, e come Steve Jobs che ha portato avanti la Apple, c'è stato un caso di un ragazzo che si chiama Ron, che dopo 2 settimane che aveva, insomma, tenuto queste quote, non esitò più di tanto, e vendette la sua quota di 10% a 800 dollari. Oggi il 10% di Ron ha un valore di 55 miliardi di dollari, quindi tenetele, conservatele e semmai alimentate i token con altre risorse. L'utilizzo del Bitcoin, anche questa è una nuova frontiera. Per farvi capire che in marzo 2011 aveva un valore di 0,70, oggi anche se ha avuto in questi giorni una flessione a 5.500, ha comunque un valore molto alto ed è aumentato del 10.000%. Quindi questo per dire cosa? Sono tutti esempi, ce ne sono tanti di esempi, ma questo per dirvi che Skyway è una di queste situazioni, la situazione in cui potete entrare a un valore molto basso per far sì che nei prossimi 5-10 anni avrete un valore molto molto più alto rispetto a questi progetti che sono già inglobati all'interno, per così dire, dell'internet delle cose che a Skyway sta mettendo in piedi. Qua vedete la classifica dei marchi più prestigiosi al mondo, il primo in assoluto è Amazon, è un e-commerce dove si può comprare di tutto, poi c'è la Apple, c'è Google, Samsung e così via. Da notare che tra tutti questi marchi così importanti si parla prevalentemente l'80% di tecnologia, internet, e quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che Skyway si posizionerà tra questi marchi prestigiosi perché Skyway è un po' tutto questo, insomma, scambio di merci, internet, tecnologia. E altro ancora, vedi turismo, quindi turismo, architettura nel creare le stazioni, smart city, cioè un volano enorme, trilioni e trilioni di dollari di progetti. Bene, costruisci Skyway, salvi il pianeta, questa è la presentazione di oggi. Ho raccolto tante informazioni, ce ne sarebbero tante ancora, come i progetti in Nigeria, non ho messo slide, la prossima settimana vi parlerò anche della Nigeria, il nuovo mondo, l'Africa è il nuovo mondo, la nuova frontiera, dove non ci sono infrastrutture come noi abbiamo noi in Europa, ma oggi noi abbiamo ponti che crollano, case che crollano, mentre in Africa avranno tecnologie innovative, soluzioni, villaggi ecosostenibili. E quindi lo definisco il nuovo mondo, quindi la frontiera sarà non più l'immigrazione verso l'Europa, ma bensì il contrario. Questo è un po' quello che mi preavviso per determinati paesi. Bene, con questo ringrazio tutti i presenti per aver dedicato
un po' di tempo nell'approfondire questo grande progetto, un progetto unico, senza precedenti e altamente consigliato parteciparvi. Con tanto, con poco, è soggettivo. Importante essere partecipi, parlare con le persone, divulgare e sensibilizzare, perché questo è un grande cambiamento che travolgerà anche quelli che faranno gli spettatori. Bene, un saluto a tutti e a risentirci ai prossimi aggiornamenti sui gruppi, sui vari gruppi, sulle Skyway diffonde sempre informazioni tutti i giorni e quindi grazie a voi per mantenervi sempre aggiornati su tutto. Un saluto e a risentirci.